Siamo tornati un'altra volta sull'isola, questa volta per lavorarci. Prima cosa da fare attualmente è di procurarmi un po' di legno. Il legno è indispensabile adesso perché, come un coglione, mi sono dimenticato di portarmi appresso il carbone, quindi devo fare la carbonella. E l'unico modo per fare una carbonella è di prendere legno. Purtroppo, per poter prendere la betulla, da cui si ricava più velocemente la carbonella, dovrei fare un giro troppo lungo, quindi preferisco prendere gli alberi di quercia che si trovano vicino all'ingresso della cavità. Perché in questa cavità, dove vedete quella torcia per l'appunto, mi sono costruito un piccolo rifugio temporaneo che servirà principalmente per, diciamo, il periodo che devo stare qua a raccogliere materiali. Naturalmente, come effetto collaterale, adesso raccolgo sempre tutti gli arboscelli e li ripianto perché mi viene quasi automatico farli. Infatti questa quercia mi ha tappato anche una bella vela. Non è che il video sarà continuo, farò diversi tagli qua e là, giusto per poter non essere troppo coglione da cadere. Se sentite un po' di pioggia, non è che nel gioco c'è pioggia, è che anche oggi è una giornata di merda e sta piovendo. Per cui l'effetto dell'acqua, della pioggia, non me lo ritrovo solamente nel gioco, ma me lo ritrovo anche nella vita reale. E vi assicuro che l'acqua, la pioggia, è la cosa che più detesto. Mi piace il vento, mi piacciono i fulmini, ma l'acqua proprio non la sopporto, la pioggia. Ciao, porcellino. Naturalmente, come al solito, sto registrando l'audio dal cellulare perché ancora non ho trovato un microfono adatto allo scopo. E visto che questo programma registra in formato AAC, che non significa accelerata, minchia, c'è stato un fulmine. Stavo dicendo, si sta scatenando proprio la tempesta qua fuori, sembrano i fulmini che scucchiano nel cielo quando ci sta il castello del Conte Dracula. Bene, mela, mela, mela. Mela cavo. Entro poco tempo penso che incomincerà a calare il sole, per cui prendo questi altri due o tre alberi. E prima del tramonto penso proprio che me ne andrò nel mio rifugio per cominciare a creare la carbonella. Nei prossimi video metterò un sottofondo musicale che mi ha mandato tramite messaggio del canale un ragazzo che dice che i video nelle caverne sono un po' mushy e che un audio più disturbante, più angoscioso, farebbe un bell'effetto. Me l'ha mandato tramite link che io ho scaricato da Mediafire. E quindi nei prossimi video della caverna, quando scaverò, probabilmente lo inserirò. Il ragazzo non vuole essere menzionato perché dice che chiunque scrive commenti sotto i video di Minecraft, qualunque cosa dice, se quel giocatore sta sul cazzo a qualcuno, gli sta sul cazzo a qualcuno, chiunque scrive commenti positivi incomincia a essere attaccato. E infatti è vero, in fondo su YouTube la maggioranza delle persone che lo visitano sono o disadattate sociali che la loro vita è merda, quindi preferiscono insultare gli altri perché così si sentono grandi. Ok, ridendo e pazziando, si è fatto notte, quindi utilizzando la scaletta che ho, ecco qua,
mi metto nel mio rifugio. Come vedete, un rifugio di solida pietra, di due blocchi per evitare che arrivino gli Enderman a cagare il cazzo. E io adesso incomincio a crearmi la carbonella. Ho già creato con la pietra un bel po' di picconi e vanghe, perché penso che li utilizzerò tutti quanti. Mettiamo a posto un po' questo, l'arco. Questi due archi li fondo insieme, ne faccio uno nuovo. Gli arbascelli penso che li devo conservare insieme ai semi, l'ascia non mi serve qua sotto. Conserviamoci il legno. E con questo legno ci facciamo un po' di assi, sbagliato. Con gli assi ci facciamo questo. E adesso siamo a posto. Ho legni in abbondanza. Ora mi procurerò la pietra che mi serve. Mi farò delle altre scalette probabilmente per poter scendere più agevolmente nei percorsi sotterranei. E credo che alla fine si può dire che ho fatto un ottimo lavoro. Tutti i preparativi per lo scavo sono pronti. E ritengo che sia il momento più adatto per darsi da fare. Ok, vediamo come procede la creazione della carbonella. Molto bene, ho già abbastanza blocchi. Mi serve qualche altro piccolo oggetto da fare, un po' di carbone di cavato dalla betulla. Qui diciamo che il mio lavoro di creazione di carbonella sta procedendo bene. Più che altro mi servirà principalmente finché non trovo nella lava. Appena allora è notte, però nella caverna si può già incominciare a lavorare. Come vedete, io mi sono fatto già un giro e ho raccolto già qualcosa. Ci troviamo sicuramente sotto la spiaggia. Perché prendermi tutto questo arenario? Perché con molta probabilità la utilizzerò per poter creare ponti sospesi oppure per tappare buchi. Tipo questo qua che ho appena fatto, ma è un solo blocco, anche se ci cadete in un modulo non può venire a infastidirmi. Più che altro devo per vedere di riuscire a trovare, sperando di trovarlo qua sotto, un po' di carbone. La carbonella la utilizzerò solamente per le torce. Io spero tanto di poter trovare un po' di carbone qua sotto perché a torce non è che sto messo molto bene. In compenso qua sotto ci sta già del ferro e questa è cosa buona e giusta. Il ferro mi sarà utile per creare altri picconi. Tutto il ferro, almeno la maggioranza del ferro che troverò da queste parti, penso che lo utilizzerò per fare picconi e per poter iniziare. Lo investirò per far creare picconi. Qua sto scavando un sacco di vita e cade la sabbia. Ok, mi sembra che incomincerò a raccogliere anche molta diorite, andesite e granito. Perché? Perché ho intenzione di utilizzarla come elemento di costruzione più avanti. Probabilmente dopo che avrò trovato i diamanti me ne andrò nuovamente a casa, però non so quanto tempo ci vorrà, se 1, 2, 3, 4 puntate. Io voglio a tutti i costi trovare i diamanti perché non so come cazzo succede, per quanto scavo in profondità, diamanti non ne trovo mai. Sinceramente non vorrei fare un percorso più lungo di quello che ho già scavato, ma vediamo un po' quello che esce. Questo video durerà un minuto in più massimo, perché sto cercando di farli un poco più lunghi, se no mi potreste incazzare che sono troppo corti. Io sinceramente farli 9 minuti è qualcosa, è un modo per condensarli bene. Non farvi vedere eccessive cose. Comunque, io credo che devo esplorare meglio anche dalle altre parti. Però, visto che il video stanno quasi per arrivare ai classici 10 minuti, vi faccio già i miei saluti. Probabilmente vedrete ancora qualche minuto e poi finirà.
Sembra che non cado di sotto come un coglione. E spero di no. Con questo parvole vi dico alla prossima puntata.